Adesso vi raccontiamo degli altri viaggi. Sono i viaggi che si fanno per esempio in Albania, dove alcune spese mediche, nel caso specifico quelle dentistiche, costano decisamente meno. Abbiamo Danilo Lupo con Vito Trecarichi. Mi basta un'ora di volo per raggiungere Tirana, capitale dell'Albania. Nell'aeroporto Madre Teresa ho appuntamento con la famiglia originaria di Bari. Sono soltanto alcuni delle migliaia di italiani che praticano il turismo dentale. Domani dovrei fare un altro impianto, più ho fatto due trapianti ossei. E ho capsulato, diciamo, tutta la parte superiore e inferiore. Io ho fatto due devitalizzazioni e ricostruzioni di premolari. Quanto vi avevano chiesto? Circa 28.000 euro. 28.000 euro sono un sacco di soldi. In Italia. Sono una cifra importante. Quasi ai confini di un piccolo mutuo, se vogliamo. Certo. Effettivamente poi abbiamo scoperto che si poteva notevolmente risparmiare e avere una qualità su quello che viene offerto. Cioè poi alla fine dei conti, di quei 28.000 euro che avevano preventivati in Italia, sì, qui in Albania quanto avete speso? Un terzo. 10.000 euro. 10.000 euro. Tirana è ben collegata con molti aeroporti del nostro paese. Un volo andata e ritorno, Italia-Albania, costa tra i 100 e i 200 euro. I trattamenti dentali costano tra il 20 e il 50% in meno. Sono dei pazienti... Tutti italiani? Al 90% sono italiani. Il prezzo è così basso a causa dei costi che lo studio deve sostenere. Le tasse in Albania non superano il 15%. Quindi avete la tassazione? La tassazione che non supera il 10%.